Politica e informazione, un rapporto complicato, spesso conflittuale. Un rapporto però fondamentale per garantire il pluralismo e far comprendere meglio ai cittadini cosa accade nei palazzi del potere. Un tema che oggi è stato toccato dal presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, nel suo intervento a margine della conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano. Il rapporto è conflittuale, in alcuni momenti anche, diventa anche molto duro, molto, molto pesante. Si può intervenire facendo un'analisi e un confronto tra informazione politica sui problemi del pluralismo, dell'informazione, sui problemi dell'autonomia della stampa. Autonomia a cui i politici non sono storicamente abituati, perché in Italia, questo lo dico con molta pacatezza, senza alcun intento polemico, in Italia la contiguità tra informazione e politica è dimostrata da studi, è dimostrata dai fatti, e allora da qualche anno l'informazione cerca di rompere questo rapporto molto stretto con la politica, e la politica è un po' insofferente, e quindi le prove di forza muscolare nei confronti dell'informazione e dei giornalisti si ripetono in continuazione. E allora confrontiamoci su questi problemi, confrontiamoci, vediamo se il pluralismo dell'informazione e l'autonomia siano funzionali alla democrazia e allo sviluppo del paese oppure no. È su questi problemi che bisogna interrogarsi e su queste cose che bisogna riflettere.